buongiorno, buongiorno. Sì, sono qui a Borgo Piscina praticamente e mi sparo la mia colazioncina che adesso ovviamente vi illustro. Si comincia con un bel teino, poi abbiamo una pasta de Mallorca, un dolce tipico loro, un altro dolce che non so cosa sia, pane cioccolato, fagottino al cioccolato, marmellata alla pesca, no, albicocca, cazzate. Questa omelette fatta da loro, prosciutto e cheddar, la loro frittatina di patate, dei bei fagiolini col pomodoro, credo. Perché il socio qua non si tratta male comunque. Partiamo dalla tortiglia di patate, che è la cosa più semplice, ma secondo me anche una delle più buone. Ed è esattamente quello che mi aspettavo. Ci sta, è buono. Vabbè, fagiolini e pomodoro, tipico stile inglese se non sbaglio. Ci sta. E ora proviamo questa bomba di omelette, prosciutto, formaggio, penso Emmental e cheddar. Sembra veramente spettacolare, molto filante. Simo dice che è buona. Vediamo. Proviamo. Poi l'ha fatta un giapponese di un Kwan. Quindi ci possiamo veramente fidare che sia tipica. Tanta tanta roba, veramente buona. Bella profumata questa briochina di Mallorca. Assaggiamola. Molto buona, molto burrosa, non troppo dolce. Aspetta. Ma con un po' di marmellatina è meglio, Non ho proprio idea di cosa sia. Tipo una millefoglia, la crema, confermi? Non ho ancora provato. Non è male, ci sta. Poi vabbè, classico fagottino, qua non cioccolato. Non l'avete provato tutti nella vita. Buono e buono. Quindi possiamo andare all'eccellenza perché non sento quella freschezza della pasticceria. E il ripieno è un po' scrauso. Diciamo che probabilmente sono quei prodotti surgelati e poi riscaldati. Però dai, si trova molto di peggio. Quindi godiamoci la colazioncina. Bueno, chico. Dopo qualche ora di relax in piscina, si sono fatte le 3 del pomeriggio, adesso andiamo a vedere una delle spiagge più belle, se non la più bella, di Ibiza, che sarebbe Cala d'Ort, e poi escursione a tramonto a Espedra. Beh ragazzi, che dire, abbiamo visto anche Cala d'Ort. Sinceramente io aspettavo molto molto di più. A parte la spiaggia che è piccolina, ma quello diciamo è l'ultimo dei problemi. Però tanti sassi, tante alghe, l'acqua non è proprio pulitissima. Ho fatto anche il bagno e devo dirvi che c'è molto di meglio. Molto di meglio. Ragazzi, adesso direzione Espedra. Andiamo a vedere il tramonto al mare, che mi dicono che è veramente uno spettacolo da non perdersi qui a Ibiza. Che dire ragazzi, vedere il tramonto qui è veramente uno spettacolo. Una di quelle cose che ti rimane dentro, sempre. Vero Simo? Certo. Il tramonto figo l'abbiamo visto. Esatto. Ma adesso parliamo di cose serie. Cosa si mangia stasera? Si mangia thailandese. Si mangia thailandese, quindi per me di casa, per il Simo non di casa, però diciamo che comincia ad assaggiare cose. Ho già assaggiato, esatto. Ragazzi, come vi dicevo, stasera si mangia Thai e siamo da Kana Thai. Antipasto Tod Man, ovvero polpette di pesce o di pollo. In Thai sono veramente molto buoni. Vediamo qui come sono. Sapete che aspettative ho io perché sono mezzo thailandese. Prima polpettina. Il profumo è delizioso. C'è dentro anche dell'erba cipollina e tanta altra roba che adesso... Sono sincero, sono un po' in botta, quindi non riesco a descrivervi, però vi assicuro sono veramente buone se fatte come si deve. Assaggiamo. Curry, erba cipollina, tanta roba. Mm.
Ragazzi, avete visto che bel piattino qua? Anatra fritta, verdure e cao nio, ovvero riso glutinoso. Un must in Thailand. In pratica la scelta è tra riso glutinoso e riso jasmine. Il top se si mangia in casa è riso glutinoso, fidatevi. Duck and cao nio. Anatra e riso glutinoso. Spettacolo. Mamma mia. Lacrima agli occhi. Tanta roba. Ovviamente. Wow. Questa sera vi porto in un'altra super discoteca, l'AI di Ibiza. A suonare ci sarà Fish. Dai, non potete non sapere chi è. Penso come i drink all'AI, allo Shuai, eccetera eccetera, costano uno stipendio. Ci siamo fatti le nostre bottiglie e ovviamente abbiamo già bevuto qualcosa prima, quindi siamo belli carichi. Io, ragazzi, vi mostrerò il possibile. Infatti avrò bevuto tipo 2-3 litri di acqua. E adesso c'è bisogno di riposare e rilassarsi il più possibile. Perché stasera c'è un'altra serata allo Shuaia Martin Garrix. Tanta roba. E poi vediamo se viene un po' di famiglia, ovviamente. Ragazzi, ho deciso di alzare il culo dal lettino della piscina, fare giusto due passi e arrivare alla spiaggia di Playa Lembosa. Tutto sommato devo dire che non è una brutta spiaggia, perché comunque la sabbia è pulita, è bella, non è bianca, però ci sta. Il mare è normale, direi quindi una spiaggia nella norma, niente di che, niente di... ma sicuramente meglio di quelli di Rimini, Emiliano Marengo. Alla fine, raga, non ho mangiato un cazzo. E si va direttamente allo Shuaia ad ascoltare Martin Garrix. Ragazzi, è appena finito il concerto di Martin qui allo Shuaia e mamma mia, cazzo, è stato proprio uno spettacolo molto molto superiore a David Guetta, esatto. mamma mia, uno dei migliori, ci giuro, bellissimo, due ore fantastiche. Buono, dopo praticamente 24 ore che non mangiamo seriamente, perché a parte qualche snack è stuzzicato. Bisogna cercare il cibo! Esatto, adesso abbiamo fame. Siamo euforici perché Martin ci ha gasato un botto e abbiamo fame. Cosa mangiamo? Boh, non lo so. Stick and shakes. Vediamo, stick and shakes c'è e vi vedrete cos'è. Se no, c'è una pazzeria pizza. Oh, che sì, vediamo. Siamo da Stick and Shake. Mi sembra che faccia un hamburger, patatine, milkshake, da paura. Farei questo giro salto e se Simo conferma che è buono, visto che lui lo mangia, lo mangeremo ancora domani a merenda. E io lo mangerò per la prima volta, ovviamente. Cos'hai preso, Simo? Ho preso il bacon lovers. Ok, cosa c'è dentro? Facci vedere.
Allora, beh, carne di manzo, ovviamente, cheddar, bacon, maionese, ketchup. Molto semplice. Insalata. Molto semplice. Perché non siamo niente insalata, niente pomodoro. Ma fa puro, viva i grassi e carboidrati. Mangiamo. Bene, bene. Vada con l'assaggio. È buono. Bene. Le patatine, invece, sono classiche. Vediamo, sono patatine normali. Sono molto sottili. Buone. Ma io le preferisco un po' più grandi, tipo McDonald's. Queste sono proprio più sottili, però sono buone. Quindi soddisfatto? Sì. Bene, devo dire che domani si torna a merenda. E io finalmente lo proverò.